Mille occhi sulle città. È questo il titolo del protocollo d'intesa firmato oggi in prefettura sotto l'egida del dottor Bruno Corda, il prefetto di Ravenna, per la sicurezza dei cittadini. Un protocollo d'intesa stipulato tra varie istituzioni, forze dell'ordine e istituti privati di vigilanza, che servirà per quest'estate e per il futuro prossimo a vigilare sulla sicurezza dei cittadini che sempre di più, ogni giorno, soprattutto in aree come quella di Marina di Ravenna nel weekend, si sentono sempre meno sicure. Dottor Bruno Corda, allora, mille occhi sulle città. Quali sono le tematiche affrontate da questo protocollo d'intesa firmato oggi in prefettura? Innanzitutto il fatto che viene messa a sistema un qualche cosa che è già previsto dalla legge, e cioè la collaborazione da parte degli istituti di vigilanza nei confronti delle forze di polizia, in particolare della Questura, nella attività di osservazione di situazioni anomale che abbiano a verificarsi sul territorio. Situazioni anomale in che senso? Nel senso che qualche cosa che riguardi la realtà criminale, quindi dei reati che sono in fase di esecuzione, oppure ancora delle altre situazioni di degrado sociale o ambientale che devono essere segnalate alle amministrazioni comunali. La collaborazione mette a sistema, come dicevo, questo meccanismo e comporta quindi la possibilità di avere ancor più presenze sul territorio che siano in grado di osservare e di anticipare, di prevenire delle situazioni sbagliate sul territorio medesimo. Questo è un po' il senso del nostro protocollo. È un protocollo, tra l'altro, che trae spunto da un protocollo stipulato a livello nazionale da parte del Ministro dell'Interno, dell'ANCI e delle associazioni nazionali degli istituti di vigilanza e che però doveva trovare una traduzione anche a livello locale. È un protocollo estremamente concreto nelle quali vengono previste delle procedure specifiche di collaborazione, come dicevo, fra istituti di vigilanza, forze di polizia e amministrazioni locali, anche delle modalità operative proprio di coordinamento e di comunicazione. Ecco, ultimamente i cittadini di Ravenna si sono stati un po' scossi dai fatti avvenuti a Marina di Ravenna il sabato sera, accoltellamenti, disordini. E questo tipo di intervento può in qualche modo influire anche su quelle situazioni, quindi rassicurare maggiormente i cittadini in quell'area, soprattutto nel weekend? Ritengo senz'altro che la collaborazione di tutti coloro i quali stanno sul territorio, osservano e segnalano alle forze di polizia il verificarsi di eventi di questa natura sia di grande importanza. Tra l'altro, nel caso degli istituti di vigilanza si tratta di una qualificazione specifica, cioè di soggetti che sono abituati come dire, ad osservare, ad essere attenti sui fenomeni criminali, ad essere attenti sul fatto che qualche cosa anche stia per succedere. Quindi da parte loro c'è, come dire, un ulteriore elemento di qualificazione nel rapporto con le forze di polizia. Si è parlato anche di sicurezza nei confronti degli anziani, avete lanciato una sorta di campagna di comunicazione e prevenzione. Di cosa si tratta? Allora, ho approfittato dell'occasione di oggi proprio per lanciare una campagna in favore degli anziani, in favore del fatto che gli anziani non debbano essere truffati. Si sta verificando sul nostro territorio, così come su tante altre parti del territorio nazionale, l'attività di truffa nei confronti degli anziani, approfittando di un loro stato magari proprio di grande fiducia nei confronti dell'altro. C'è la possibilità naturalmente di prevenire questo tipo di situazione. Allora, abbiamo predisposto un documento, un volantino che verrà diffuso per il tramite di ERA, che invia le bollette a casa di ciascuno di noi e naturalmente di Equitalia, perché possa essere portata a conoscenza di tutti. Si tratta di un documento molto semplice nel quale vengono date delle modalità operative perché si possano prevenire questi fenomeni di truffa. Un documento molto diretto, ecco, se volete, ma che fa capire come ci si deve comportare. Abbiamo chiesto la partecipazione a questo progetto anche delle amministrazioni comunali che molto volentieri e con grande convinzione hanno voluto partecipare al progetto medesimo. Le amministrazioni comunali, unitamente alle forze di polizia del territorio, procederanno ad avere un rapporto diretto con la propria popolazione, un po' per la diffusione di questo documento, ma anche per spiegare materialmente in che cosa consiste il fenomeno delle truffe medesime, cioè fare in modo che l'anziano sia al corrente di quello che gli potrebbe capitare e di come fare per poter evitare che questo si verifichi. Chiederemo inoltre alle banche e alle poste di, come dire, di stare un po' attenti nei confronti di atteggiamenti particolari che qualche anziano può avere nel momento in cui sta andando a riscuotere dei denari.
capire se c'è qualche cosa che non va, se quest'anziano in qualche modo è stato costretto ad andare a ritirare dei denari per poterli poi consegnare a dei malviventi. Ora, sono tutte metodologie molto pratiche, molto semplici se volete, ma che sono assolutamente molto efficaci nei confronti di questo genere di situazione e di fenomeno. Per Ravenna Web TV, Joseph Franzò.